Buongiorno a tutti. Allora, qualcuno che dice dove siamo? Lago di Laux. Lago di Laux Usso. Ok, fai un'inquadratura. Perfetto, perfetto. Oggi non ho la mia consueta giacca e cravatta, ma andrà bene comunque. Allora, se ti togli la chitarra mi perdono insieme a un po' moglietina. Allora, vogliamo continuare? Mettetevi qua in ginocchio. In ginocchio, non mi dico. Allora, ho voluto fare una qualcosa di breve, un'esortazione breve, ma con una rappresentazione che vi potesse rimanere più. E il titolo lo potremmo dire, qualcosa che vorrei coniare, no? L'effetto arca in ambito di adorazione. Okay. Allora, quanti sanno come era fatta l'arca del patto? Ok, era una scatola di legno, in poche parole, ricoperta d'oro, tutto quello che c'era era ricoperto d'oro, e dentro conteneva le tavole della legge, la verga di Aaron e i panni della. E sopra aveva, adesso lo leggiamo insieme, se volete prendere le vostre smartphone, perché immagino che il cartaceo l'avete lasciato a casa. Esodo 25. Esodo 25 dal versetto 17. E dice: farai anche un propiziatore d'oro puro, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Farai 2 cherubini d'oro, li farai lavorati a martello alle 2 estremità del propiziatore. Fa un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra. Farete in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle 2 estremità. I cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro, le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che io ti darò. Al versetto 22 dice: lì io mi incontrerò con te, dal propiziatorio, fra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza. Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Quindi l'arca era un punto di incontro, e questo è molto bello. E ho meditato su come erano strutturati questi cherubini. Quindi su questa scatola c'erano questi 2 cherubini che avevano le ali rivolte l'uno verso l'altro, vai. Dobbiamo fare il tunnel, ma queste erano le ali, erano rivolti così, l'uno verso l'altro, ma non erano rivolti solo verso l'uno verso l'altro, ma verso il propiziatorio che rappresenta la presenza di Dio. E dice: là mi incontrerò con te. Ma la prima cosa che dice è che saranno lavorati, quindi era un punto di adorazione, ok? E dice: là saranno lavorati, con la scusa fate un po' di ginnastica, saranno lavorati a, cosa abbiamo detto? Come erano lavorati? Questo oro massiccio, lavorati a martello. Se fossero stati lavorati a maglia non ci sarebbero stati i leviti a trasportarlo, ma le nonnine. E invece erano lavorati a martello. Quindi che cosa vuol dire? Che parte dell'adorazione si compie dai colpi della vita, dai riposati, dai colpi della vita che noi riceviamo. È lì che si crea l'effetto arca, perché noi adoriamo anche quando le martellate della vita, più venivano martellati questi cherubini, più venivano scolpiti per adorare. E qual era la strategia di sopravvivere a questo? E questo ci parla della preghiera in accordo. Cos'è che dava la forza a questi
qual è la strategia dell'adorazione, che non è una strategia, e che non solo si guardavano l'uno verso l'altro con le ali spiegate perché coprivano l'uomo, no, della presenza di Dio, che non erano solo rivolti l'uno verso l'altro ma verso il propiziatorio, e man mano che ricevevano martellate, loro tenevano lo sguardo verso il propiziatorio e dice: lì mi incontrerò con te, lì avverrà l'incontro, lì avverrà l'impatto. Queste ali erano lavorate, le ali dell'adorazione sono lavorate dalle martellate della vita, delle circostanze, perché erano partiti come metalli grezzi, masse informi, ma man mano che venivano lavorate dal martello assumevano la forma di quell'adorazione che permetteva il contatto. Lì mi incontrerò con te. E io vorrei battezzare questa situazione l'effetto arca, perché più avanti nel nuovo patto cosa fa Gesù? Dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, cioè riuniti nel mio nome, cioè guardando a me, io sono in mezzo a loro. Io sono in mezzo. Lui stava richiamando, credo, l'effetto dell'arca. Dove due o tre si accordano sulla terra per domandarmi qualche cosa, quindi fissando lo sguardo su di me, lì io concederò. Quindi questi due cherubini erano forgiati dalle martellate mentre adoravano. Non è solo prendere bastonate nella vita, affrontare le prove, che farà la differenza. Perché alcune prove possono distruggerci. C'è un proverbio russo che dice: lo stesso martello che frantuma il vetro forgia il ferro. Cioè, la prova nella vita che può distruggere uno può forgiare l'altro. E la scelta è il tipo di materiale che vuoi essere. Ok? Quindi loro, le martellate della vita, erano uno stimolo in più per adorare, per fissare ancora di più lo sguardo. Noi veniamo distrutti dalle martellate della vita quando manchiamo di fissare lo sguardo. Perché a volte abbiamo un compagno cherubino, ma facciamo l'errore, ascoltatemi bene, di fissare lo sguardo su di lui. Il vero accordo è uniti fissando il propiziatorio. Le nostre ali si toccano nella preghiera, mentre riceviamo martellate, ma noi non stiamo... Non ci stiamo aggrappando l'uno all'altro, noi siamo in accordo l'uno con l'altro, ma il nostro sguardo è sul propiziatorio, perché è lì che lui si incontra con noi. Anche se le martellate colpiscono forte, ma stanno forgiando la nostra vita. Così è in un matrimonio, così è nella vita, così è nelle prove della vita che facciamo, così è nelle persecuzioni. Questo modello che vi sto rappresentando, sapete chi l'aveva capito nel Nuovo Testamento? Paolo è stato martellato, flagellato e si è ritrovato in prigione con un partner di preghiera, che era Sila. E loro più venivano flagellati, più cosa facevano? Adoravano, cantavano inni. E questo effetto arca, loro si sono toccati le loro ali di adorazione, hanno innalzato inni. E lì Dio si è incontrato con loro, le catene si sono rotte. Più colpi hanno ricevuto dalla vita, più sono state uno strumento, più sono stati pressati, più sono stati spremuti, e da quell'uva ne è uscito del vino, da quel frutto ne è uscito del succo di lode, di adorazione. Fissare lo sguardo sul propiziatorio e lì Dio si è incontrato con loro. E ha spezzato le catene e le cose sono cambiate. Quando è che non viviamo l'effetto arca? Quando uno dei due componenti viene a mancare. Un componente è l'accordo tra di noi, l'unità tra di noi, con il tuo compagno di preghiera, con il tuo partner di vita, con il tuo amico in preghiera, con la tua chiesa. Quando viene a mancare questo, che entra la divisione, uno punta le ali da una parte, uno dall'altra, che sembra tipo uno sguardo strabico. E quando soprattutto noi non guardiamo
che è così che riusciamo a canalizzare le martellate che riceviamo. Perché più veniamo martellati, più fissando lo sguardo siamo spinti ad adorare Dio. E quella è un'adorazione che fa la differenza, non la canzoncina domenicale, non il canto che sia intonato o stonato, ma quando si crea l'effetto arca, che più la vita mi schiaccia e più io adoro. Se l'obiettivo della tua vita non è quello di diventare un apostolo, un pastore, un worship leader, un evangelista, ma un adoratore, tu sperimenterai l'effetto arca, cioè quello che produce l'arca. Infatti l'arca nell'antico patto era uno strumento di gloria, uno strumento che portava la gloria dove veniva rilasciata, e bisognava fare attenzione a come la trattavi. Veniva portata dalle persone indicate all'adorazione, ma tu ed io questa mattina possiamo in un certo senso prendere esempio ed identificarci in questi cherubini, che più venivano martellati, più non usciva amarezza, perché nella prima fase del martellamento della vita di Giobbe è stata l'amarezza. Lui veniva colpito dalla vita per cause che si creava o che non si creava, poco importa, ma lui sviluppava amarezza verso Dio, amarezza verso le persone, e questo lo portava ad autodistruggersi. Dio è intervenuto nella sua vita, lo ha riposizionato. Infatti dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti vede. L'occhio del cherubino che guarda il propiziatorio. Lì si è manifestato l'effetto arca e la vita di Giobbe è cambiata. Aveva ricevuto tutto in rimbalzo, tutto di restituzione. Ma finché il martellamento della vita, ascoltatemi bene, finché il martellamento della vita produce amarezza, quel martellamento comincerà a distruggerti dentro, ti ammalerai mentalmente e fisicamente, ti allontanerai dalle persone. Guardate l'effetto del colpo di un martello su un adoratore e su un mezzo adoratore, su un finto adoratore. Nell'adoratore lo scolpisce per essere un cherubino sempre più rotto, nel non adoratore lo distrugge pian piano, lo logora, e comincerà a sentirsi ammaccato, a non riuscire a tenere le ali verso l'altro partner, non guarderà più al propiziatorio, guarderà se stesso, guarderà le circostanze, perché vedete, poteva esserci caos e guerra intorno all'arca, ma lì Dio si incontrava in mezzo all'arca dell'alleanza, lì in quel punto del propiziatorio si incontrava. E quando il non adoratore riceve le martellate, comincia a dire: Signore, perché? Si alza lo sguardo, non lo fa per cercare Dio, ma per lamentarsi, sviluppa amarezza, lamentela, rabbia, e allora comincia a dire: ma forse è perché tu non tieni le ali abbastanza tese, guarda cosa ci sta succedendo. Sila poteva dire in prigione: potevi starti un po' zitto, prendi la mattina alla sera, potevi stare un po' zitto, stavolta guardate in che guai ci hai messo. Invece sono rimasti, perché Paolo aveva difetti caratteriali, non so se lo sapete, non era perfetto. Ok? Aveva dei difetti. Però c'è rimasto quell'accordo. E quando il martello della vita colpisce un adoratore, non lo demolirà mai, lo scolpirà. Perché Dio userà quel male per capovolgerlo in bene. Proprio perché Giuseppe non ha smesso di tenere lo sguardo fisso, Giuseppe, figlio di Giacobbe, è stato ricompensato di tutto. Ma il suo sguardo non era la ricompensa, il suo sguardo era su Cristo. Infatti Giuseppe è un modello di Cristo. Tradito, abbandonato, rigettato, maltrattato, ma poi portato in alto. Questa è la vita di adorazione, ed è questo che Dio sta cercando. Giovanni 4 dice che Dio non sta cercando ministri, profeti, apostoli. Dio sta cercando veri adoratori. Perché i veri adoratori vivranno l'effetto arca. I falsi, i mezzi adoratori saranno distrutti. Il Padre ricerca adoratori. Ed è questo, permettetemi l'espressione fuori contesto, il titolo a cui voglio ambire più di tutti. Il titolo di adoratore, ma non inteso che sto davanti a un palco e me la canto e me la suono, anche perché non sono dotato di queste cose, ma l'adorazione come stile di vita, la vera adorazione,
io desidero che ogni colpo della vita che arriverà mi possa spingere e spronare a cercare maggiormente. No, Signore, perché? Ma Signore, capovolgi questo male per spingermi, per forgiarmi ad adorarti. Perché voglio che si crei un effetto arca nella mia vita. E non importa se mio fratello sta vacillando, io voglio mantenermi nella posizione di cherubino che mi è stata affidata, sopra, davanti al propiziatorio, e avere la forza tua, la gioia del Signore è la nostra forza nelle prove. Considerate una grande gioia, dice Giacomo, quando vi ritrovate in prove di svariato genere, no? E ritorna lì l'effetto arca, perché la sofferenza deve spingermi a cercare la gioia del Signore, che è la mia forza. Quella forza di tenere le ali spiegate, coprire, sapere essere di copertura gli uni per gli altri e guardare, sono in accordo con il partner, con l'altro cherubino, ma il mio sguardo è sul propiziatorio. Lo Spirito di Dio è come se stesse dicendo: molti hanno distolto lo sguardo dal propiziatorio, le ali si sono abbassate, le braccia si sono fatte pesanti, un po' come a Mosè quando doveva tenere battaglia contro Amalek, che Giosuè combatteva, lui doveva tenere, ad un certo punto le mani si fanno pesanti. Come si fanno pesanti a loro? Una manciata di minuti siamo, però dopo un po' devono abbassarle. E allora l'obiettivo è tenere le braccia gli uni verso gli altri, e l'uno regge l'altro. È dura, comincia a cedere, non cedere, tieni lo sguardo sul propiziatorio, canta inni, ed è uno sprono reciproco in lui. Ed è in quel momento che c'è l'impatto, come se si crea un contatto e crea una santa esplosione, che tutto cambia. Magari non cambiano le circostanze, ma cambi tu, e quindi tutto cambia. Ok? Volete qualche altra martellata? Tanto arriverà nella vostra vita. Stanno già arrivando, perfetto. Ne arriveranno ancora di più. Amen. Non me la sto mandando, però ho detto di farlo. Riceviamo. Comprendete? Noi abbiamo bisogno di sviluppare l'effetto arca. Ricordarci. Il mio desiderio è che questa rappresentazione vi possa aiutare nei momenti di prova. Sviluppare l'effetto arca. Qual era la caratteristica dei cherubini? Lavorati a martello, posizionate all'estremità con le ali rivolte, e lo sguardo dei cherubini è sul propiziatorio. Loro guardavano il propiziatorio mentre ne venivano martellati. Tutto. Per questo Davide, e concludiamo, il re Davide non era un uomo perfetto. Credetemi, molte volte io ho letto di alcune sue malefatte e ho detto: Signore, io so che tu sei giusto, ma il fatto che lui viene ricordato come un grande uomo, nonostante quello che ha combinato, che era paragonabile a un mafioso, io ci ho messo, anche se lo sapevo, genere, ha rovinato la vita di una famiglia, si è preso la donna di un altro, come si fa? Però lui, quando sbagliava, e sbagliava anche pesante, riceveva tutte le conseguenze, riceveva tutti i martellamenti possibili, perché la sua vita è stata combattuta fino a quando ha aspirato, ha combattuto nella sua vita, non è che ha avuto grandi momenti di tranquillità, tradito dai figli, dai servi, ha sofferto. Però la sua caratteristica era: nessuna gloria ha raggiunto la gloria della tenda di Davide. Infatti c'è un passo bellissimo che dice: io ristabilirò negli ultimi tempi la tenda di Davide. Non ha detto il tabernacolo di Mosè o il tempio, dice la tenda di Davide, perché in quella tenda, anche se non c'erano cose, strutture molto piacevole agli occhi, alla comodità umana, c'era questo accampamentino, questa tenda con l'arca, valeva più del tabernacolo, e c'era un'adorazione più profonda e continua, giorno e notte, più del tempio, più della formalità del tempio. Infatti il tempio è stato distrutto, ma dice: ristabilirò la tenda di Davide, cioè quel cuore di adorare, che anche se sei mancante, anche se non funzioni, c'è questo cuore di adorazione, e lì tutto cambia.
per esempio, non fate come loro in questo momento, che uno punta lo sguardo di qua, lei sempre la ok, perché la tentazione c'è, svolge lo sguardo. Entro stasera avete due spalle con... Va bene, quindi è importante questo effetto arca, l'accordo, ma guardando al propiziatore. Riposo, Cherubini. Dio vi benedica.